Bella a tutti ragazzi, qui è Recensore. Oggi siamo qui con una nuova puntata dei Sims 4, in cui ammobilieremo, immagino, la casa perché l'abbiamo presa non arredata nell'ultima puntata. Quindi, vabbè, noi adesso siamo qui davanti a casa. Questo qua chatta, va su internet, insomma, si fa i cazzi suoi davanti a casa sua. Tanto ormai non è ancora mobiliata. Ci danno i suggerimenti adesso per iniziare a mobiliare la casa, immagino. Vabbè, comunque. Sì, vabbè, un mucchio di suggerimenti. Vabbè, cioè, è la prima volta che ci giochiamo, quindi verranno fuori tutti i suggerimenti del caso. Poi, vabbè, noi adesso più o meno ce ne fottiamo, magari andiamo un po' avanti. E, vabbè, io volevo arredare la casa, questi qua mi danno un mucchio di suggerimenti, ok. Andiamo avanti. Ok, saltiamo magari questa parte, che è questa. Dobbiamo iniziare ad ammobiliare la casa, ragazzi. Qua non ho ancora ben capito come si fa. Allora, tu. Vabbè, saltiamo. Ok, questo qua, insomma, ha dei suoi obiettivi, sta pensando. Vabbè, ce ne occuperemo dopo, dobbiamo mobiliare la casa, quindi. Aspetta, però. Vabbè. Chiudiamoli questi. Ok, vediamo. Ah, ok, qui c'è l'arredamento della casa, bene, bene. Ok, allora, qui si possono. Vedo delle case complete. Adesso andiamo magari a vedere. Ah, qui ci sono tutte le varie cose della cucina. Qui ci sono le varie cose con anche l'opzione di cerca. E qui c'è l'unità familiare. Vabbè, ma siamo solo noi. Iniziamo magari a mettere giù qualcosa. Dai, iniziamo da qualcosa per cucinare. Mettiamogli questa scabra che tanto se ne fa un cazzo di avere una cucina imponente. Guarda, c'è cioè una casa di 20x15. Allora, questo qua com'è che si gira? Con il tasto destro. Ok, con il tasto destro giriamo le cose e lo posizioniamo qua. Adesso avrà bisogno. Avendo io gi già giocato altri Sims, immagino che gli servano dei banchi in cui puoi mettere il lavandino per lavare i piatti e uno per appoggiarci per cucinare. Immagino. Beh, noi adesso. Vabbè, si possono spostare gli oggetti e rispostare come si vuole da questo visuale. Ok, quindi mettiamo gli banchi, qua li mettiamo questo che c'ha anche il pezzettino in avanti, così almeno. Sì, dai, mettiamogli questo, almeno è più comodo. Uno qua, direi. Ok, questo proviamo a metterglielo. No, ma fa schifo così, cioè non ha senso. Dai, mettiamogli questo qua. Ok, allora abbiamo messo giù questi due tavolini per questi banchi. Adesso ne prendiamo un frigorifero, sì, il più indecente, che tanto non cioè, non penso che gliene fotta più di tanto, basta che c'ha un frigo. Dobbiamo mettere a mangiare perché altrimenti cioè, muore di fame. Allora, intanto i soldi iniziano già a calare, vediamo cosa possiamo mettergli ancora. Cambiamo stanza, il bagno, il salotto, vediamo, un tavolo, sì, li mettiamo magari anche quello per la cucina, vediamo se c'è, tavolo un po' più lungo, vediamo, questo qua che è scabro mi sembra perfetto, ok, adesso vediamo di metterlo bene, cioè come cazzo lo mettiamo, allora la porta è lì a sinistra, noi. Perché c'ha le freccettine? Cioè, puoi recedere solo da un lato per sederti. Ma qua no, perché c'è il frigorifero. Qua siamo attaccati al coso. Ma così no. Proviamo a girarlo, ok. Magari lo mettiamo così. Boh, mettiamolo così. Ok, allora. Adesso immagino che gli servano delle sedie a questo tavolo. Comunque, guardate, la casa è abbastanza. Cioè, è ampia, poi insomma, quattro stanze, ampia. Poi. È una casettina di merda, però intanto per iniziare ci sta.
Allora, questo qua lo spostiamo magari un po' più in qua. No, dai, lasciamolo lì adesso, vicino alle finestre. Sì, dai, ci sta. Ok, mettiamoci le nostre sedie. Ci mettiamo la sedia qui. Dai, metteremo due. Una qua e una qua. Ok. Allora, vabbè, vediamo se riusciamo a metterla qua. No, perché c'è il coso. Non ha senso così. Ok. Costruire stanze. Ah, posso costruire delle stanze. Sì, ma la casa è già piccola e le stanze sono già costruite. Che cazzo le costruisco a fare? Vabbè, noi andiamo avanti. Ci metteremo magari un tavolino qua, una televisione, qualcosa, perché altrimenti questo qua c'è, non ha neanche la televisione in casa, non ha luci, cioè è un cazzo. Ok, vediamo dov'è che sono le televisioni. Vabbè, andiamo a cercarla qui in questo coso qua, andiamo sul cerca TV. Ok, questa qua che fa anche cagare, del 1900 tubo catodico, va benissimo, questo qua costa troppo mi sa, infatti. Dai, iniziamo, mettiamogli il suo tavolo per la TV, che altrimenti non riusciamo a metterglielo, a quanto pare. Lo mettiamo qua. Ci mettiamo sopra la televisione, ok. Vabbè, non la guarderà da in piedi, quindi andiamo a cercare magari un divano. Un divano, allora, nel salotto, divano. Questo qua scabro, che comunque è abbastanza figo lo stesso, che se ne frega. Ok, magari, ecco, un po' più vicino. Ci lasciamo l'entrata. Ora, cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Allora, abbiamo bisogno comunque anche di un bagno, direi. Cioè, di mettere a posto un po' il bagno, sì. Allora, vediamo. Andiamo su bagno, bagno. Dove cazzo è il bagno? Ok. Allora, qui dobbiamo mettergli un lavandino intanto. Si possa un po' lavare le mani. Nero? Mettiamo nero qua. No, dai, mettiamo bianco, cioè tutti i lavandini sono bianchi, mettiamoglielo bianco. Tanto più o meno somiglia a casa mia lo stesso questo posto. Anche se un po' la casa è diversa, però vabbè. Cerchiamo di farlo il più simile possibile. Il lavandino della cucina abbiamo trovato, così mentre cercavamo la roba nel bagno. Ok, vabbè, mettiamo qua il lavandino della cucina. Ok. Servirà un cesso e anche una doccia, cioè qualcosa, ecco. Faccio le docce, mettiamogli questa scabra, tanto il colore non gliene frega un cazzo a nessuno. Bianco, nero, bianco, nero. Vabbè, insomma, mettiglielo giù. Vediamo, due spazi, quindi lo mettiamo qua. Ora il cesso, perché altrimenti quando si caga addosso come cazzo fa? No, ma qui ci sono... le robe da carta igienica. Va bene, mettiamo il gesso prima. Ok, allora questo qua scabro, anche questo. Tanto siamo all'inizio. Ok, adesso qui c'è la carta igienica. Vediamo di posizionarla. Dove cazzo la posiziona? Cioè, la posiziona a 2 metri. Cioè, questo qua per pulirsi il culo si alza, prende la carta igienica in punta di piedi e poi... Vabbè. Va bene, non lo so, cioè... non si abbassa, quindi... Oh, vediamo, mettiamolo qua, chi se ne frega, cioè... Ok, si alzerà in piedi. Vabbè, penso che gli sia difficile. Allora, poi vediamo cosa manca qui in casa. Magari uno specchio davanti, mettiamo. Uno specchio. Questo qua o... No, questo qua che ha le mie insuline, c'è da mettere, non lo so, la sua roba, il dentifricio, che cazzo ne so. Ce lo mette. Vabbè, mettiamolo lì. Vabbè, vediamo se... Però ho messo rosso, vediamo se si può modificare il colore senza... No. Beh, vabbè, chi se ne frega, lo lasciamo rosso e chi se ne frega a questo punto. Sì, infatti, neanche da qua. Ok, vabbè, niente. Rimettiamolo dove era. Dai, ok. Allora, adesso dobbiamo fare la nostra stanza da letto, perché non abbiamo neanche un letto dove dormire. Qua possiamo spostare addirittura le finestre, ok. Allora, abbiamo bisogno di un letto. Per il letto, per il letto dobbiamo andare nella stanza da letto. Ok, il letto.
sposato, mettiamo matrimoniale, non so mai che poi ci investiamo qualcuna, cioè almeno abbiamo lo spazio, questo qua. Ok, lo mettiamo qui dal muro. Ok. Vabbè, è una stanza da letto, però non ha un cazzo, quindi magari gli mettiamo un comodino, qualcosa. Qualcosa glielo dobbiamo mettere, cioè non può lasciare il letto e basta. Cioè, effettivamente ho visto qua c'è un PC, mettiamogli un PC. Attaccato al muro. Ok, la scrivania. La sedia. Prendiamo qua. Questa qua è perfetta, è proprio la mia, quella che ho io in casa. Ok, mettiamogliela qua attaccata. Non so se ce la fa. Vabbè, proviamo. Mettiamogli il PC. Questi qua costano un botto di soldi. Vabbè, il nostro è uno smanettone, cioè gli piace il PC, però non ha tutti sti soldi adesso. Prima deve fare un po' di carriera. Questo qua, un tablet. Vabbè, mettiamogli questo Macintosh del 1950 con 20 MB di RAM. Ok, chi se ne frega. Vabbè, imparando da lì, poi quando avrai computer più potenti si godrà. Allora, vediamo. Qua ci sono un po' di robe, io volevo mettergli qualcosa per i suoi hobby, non lo so, per fare un po' di esercizio fisico, perché non so, tipo dei pesi, qualcosa, non so cosa c'è qua. C'è il tavolo da scacchi, perché vabbè, anche un tavolo da scacchi comunque sarebbe figo, vero? Andiamo al pianoforte, varie cose, chitarre, un tapis roulant non ce ne fotte il cazzo, non andiamo mai a correre, cioè o facciamo allenamento fisico o vaffanculo, chi è che corre, cioè a me, io non riesco a correre, mi dà un fastidioso, quindi non glielo metto il mio Sims, non andrà mai a correre, mangerà come un ladro senza ingrassare. Allora, comodino va bene lì. Vediamo cosa possiamo mettergli. Una libreria, sì, ce l'ho sopra il PC. Quindi mettiamogliela qua. Ok. Vediamo cosa possiamo mettergli ancora. Mobiliare meglio la stanza. Una libreria. Anche quella ce l'abbiamo in camera. E mettiamo vicino al comodino perché proprio c'è lo spazio giusto. Ok, fin qua ci siamo. Quindi sì, comunque non, cioè, non ha hobby questo poveretto, cioè, non saprei proprio come cosa mettergli di hobby adesso lì in camera. C'è ancora un po' di spazio, non so. Sono i quadri, ma non, immagino che non sia niente riguardante i videogiochi o comunque qualcosa di figo, poi adesso non servono neanche un cazzo, è giusto per vedere. Vediamo. No, comunque c'è una scelta, una vera, una grande scelta di quadri, cioè alla fine ci si può anche godere a fare questa cosa. Beh, vabbè, adesso magari la saltiamo. Niente, cerchiamo le cose. Vediamo. Come faccio a trovare gli hobby? Ah, eccoli, questi qua sono gli hobby. Sì, però c'è un coso qua, un pungible. Un coso da pugile. No. Un tavolo da scacchi. Vediamo dove possiamo magari metterlo, se ci piace, magari lo mettiamo da qualche parte. Qua no, qua no, qua no. Anzi, qua sì, dai. Allora, vediamo se riesco a mettergli una sedia senza. Perché mi sa che l'ho posizionato male. Proviamo a mettere la sedia. E mettiamo magari una sedia un po' più decente per sedersi. No, questa qua è di plastica, fa schifo. Questa qua che rivestimenti. Ok, magari lo mettiamo qua. Proviamo. Mettiamola. Ora adesso dobbiamo uscire da qui e riprendere in mano questo e girarlo. Vedere se. Beh, siederà lì, poi dopo si attaccherà lui, cioè non lo so. Vabbè, comunque la nostra stanzetta comunque l'abbiamo fatta. Anche se mi rimane sempre la cosa degli hobby, che vorrei che si facesse un po' di palestra, perché non so, magari. Se riusciamo poi gli facciamo fare delle flessioni. Però un qualcosa da palestra ci stava. Vabbè, sono tutte quelle delle varie categorie, poi ci sono, vabbè, le scaffalature, i letti singoli, ma non ci interessano, direi. Lì abbiamo un'altra camera da arredare, ma mi sa che non la arrediamo oggi perché potrei comunque tenerla in disparte, magari.
quando guadagneremo qualcosa, poi ci metteremo la nostra palestra. E poi magari nel caso dovessimo fidanzarci, faremo anche una camera per il bambino. Più avanti adesso pensiamo intanto a lavorare, a guadagnare soldi, mettere da parte un po'. Tanto mobiliamo comunque, perché non è ancora mobiliata. Mettiamo una sedia qua. Il pattume fuori l'abbiamo messo. Penso che arrivino per la raccolta differenziata anche loro, quindi vabbè, magari non è proprio differenziata. Qua magari mettiamo una panchina. No, non mi piace la panchina lì. C'è già una sedia tattica, un tavolino. Ui, ui là, il tavolino. Ci sta, ok. E anche la veranda l'abbiamo messa a posto. Allora, vediamo. Sono dei lampioni, mettiamo magari delle luci anche in casa. Qua mettiamo un lampione magari esterno per il tavolino. Mettiamo un po' più in alto. Ok. Magari adesso mettiamo delle luci in casa, non so, delle decorazioni, no. Dove sono le luci? Le luci, 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 luci. Si chiama luci. Ok. Questa no. Vabbè, qualcosa di decente magari da attaccare un muro. No. Queste sono come quelle che io ho in casa, dai, mettiamole. Tac. Magari ne mettiamo un po' ovunque perché altrimenti questo qua rimane senza luce tutto il giorno e non penso viva bene. Mettiamone una sulla porta. Una magari vicino alla televisione. Ok, due nel bagno. In questa camera qua vuota magari le mettiamo però. Mettiamone intanto qua, nella cameretta, una sopra al PC. Sì, qui. Una qua vicino alla finestra. Poi giriamo un po' la visuale. Una sopra al letto. E una vicino all'altra finestra sulla libreria. In questa stanza vuota comunque, cioè, se non c'è la luce non vedo un cazzo lo stesso quando entro. Mettiamogli delle luci qua, due vicino alla finestra, ok. Bene. Direi che comunque ci siamo. Cioè, mi sembra abbastanza fatto bene adesso. La nostra casetta inizia a venire fuori. Vabbè, qui possiamo costruire le varie stanze, i muri e le varie cose, ma a noi non ci interessa perché comunque stiamo già arredando la nostra casa. Comunque è molto bella questa personalizzazione della casa, è veramente molto bella. Cioè, mi piace anche lo stile dei menu, le cose. Beh, ci stiamo proprio godendo a giocare a questo giochino. Ancora non abbiamo iniziato, abbiamo già perso più di 45 minuti con il resto delle cose. Comunque, anche per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale o alla pagina Facebook cliccando sul link in descrizione per avere tutti gli aggiornamenti sui video e sui giochi che anche in futuro andremo a giocare. Bella ragazzi, ci si becca. Prossima puntata di The Sims 4. Let's go.